Ciao ragazze, ciao a tutte. Allora, oggi voglio farvi un video creazione dal negozio perché tutte le volte mi porto avanti e indietro le cose, dopo ho sempre paura di dimenticare qualcosa, mentre invece qui c'è tutto. Allora, volevo farvi vedere un po' di braccialetti wire che ho fatto. Questo l'ho fatto con dell'alluminio piuttosto grosso da 5-6, mi sembra. E è un bracciale così, molto semplice, sta molto duro, rigido, quindi non c'è bisogno di fare altri agganci. Qui l'ho chiuso così nel mio modo solito, con le spiraline finali. Qui anche. Questo va un po' qua e là, però l'ho fatto apposta perché poi questo si può allargare un po'. E questo è il primo. Questo è il secondo. Faccio tutto dalla light box perché qui ho una luce strana. Questo è il secondo, che è nero, di alluminio sempre, quindi anallergico. Con delle chips, dei cipollotti di cristallo AB, un po' strano, però è molto bello indossato d'estate, specialmente luccica molto, mi piace molto. Sempre fatto ad intrecci. Un altro che ho fatto è questo azzurro, dove ho messo un modulino davanti. Volevo provare un po' a fare tessitura e guarda insieme, direi che ci sono riuscita. Questo era un lemon, ho fatto un'incastonatura con i cipollotti e le obits, e questo è l'altro, piace molto, un colore molto estivo logicamente. Qui si può allargare, quindi l'ho lasciato libero perché si può mettere anche sull'avambraccio. Poi ho fatto questi, che sono delle chips per delle clips, scusate, per le scarpe a mo' di Gucci, con il nastro Gucci. Si mettono sulle ballerine o anche sugli stivaletti da una parte, di lato, hanno il suo gancino, o anche sui sandali, hanno il suo gancino, si mette sulla scarpa e arricchisce un po' una scarpina, magari semplice, ecco, un sandalo semplice. Con questo qui diventa già qualcosa di più particolare. Volevo farvele vedere perché, per chi magari trova questo nastro, io l'ho preso in una merceria. Adesso qui la camera lo fa vedere nero, ma è verde Gucci. Costava parecchio al metro, però vabbè, alla fine si fanno delle belle cosine. Qui dietro è cucito, qui c'è un pelo di colla e poi tutto cucito dentro con la pietra centrale. Poi ho fatto questi, che sono gli orecchini filigrana, che ormai conoscerete tutti, sono bellissimi, a me piacciono tantissimo. Se li voglio fare anche nero e oro, e questi li ho fatti ieri. A cui ho aggiunto un pernino fatto da me, se volete il tutorial ve lo faccio, di questo, con l'incastonatura del perno dietro. Ditemi se volete questo tutorial del perno, magari ve lo faccio. Però anche così guardando, vabbè, no, magari guardandolo no, però ho fatto il perno e poi l'ho collegato qui e qui con degli altri cipollotti per farli un po' diversi dal solito tondo. E qui abbiamo finito quello che riguarda questa settimana. A questo punto vi faccio vedere delle cose che avevo fatto con l'uncinetto e i fili per l'uncinetto. Questa è una collanina che ho fatto dove ci sono i cipollotti e un punto salomone, mi sembra che si chiami, lungo. Poi ho fatto dei cerchi, sempre all'uncinetto, con un tutorial di l'angolo creativo, mi sembra che si chiami, dove appunto io ho fatto i cerchi, li ho attaccati con un perlone in mezzo. E ho fatto questa collana che vedrete spesso nelle mie foto degli abiti perché la metto spesso sugli abitini. Questo sta lateralmente e la collanina è molto leggera, molto così estiva, ma anche invernale. Io non so dare tanto questa collocazione ai gioielli, inverno, estate. Boh. Questa invece è un'altra, fatta con i cipollotti più grandi. Qui invece ho fatto delle catenelle, poi
Poi ho messo questi barilottini qui, tutti lavorati, che ne avevo un sacco, e li ho messi fra un cipollato e l'altro. E poi in fondo ho messo questa, anche se argento, però mi piaceva com'era. Qui devo ancora incastonare degli altri cipollati così fra le ali, perché volevo riprendere un po' la collana, la devo ancora fare, magari anche qui cucirò i cipollotti con il filo trasparente, quindi questa è ancora da finire. In fondo qui ho fatto il punto salomone lungo, perché così le perle non danno fastidio al collo e è anche più leggera, perché con i cipollotti grandi diventava un po' pesantina. Ve la faccio rivedere in toto, eccola qua, e questa è la seconda. Poi vi faccio vedere questi qua, che sono i miei mandala, perché ecco, si disfa tutto. I miei mandala che ho fatto sempre all'uncinetto, rivestendo un cerchio, lavorando quel punto alto in mezzo, facendo delle riduzioni, e poi ho cucito tutte le perle, le madre perle, le chips qui dietro. Aspettate che vi faccio vedere. Dietro non ho messo niente, perché cucendolo bene si vede molto poco, insomma non è proprio bruttissimissimo da vedere. Qui ho messo una goccia lì in giù delle altre chips, una perla e dei bastoncini così di cono. La catena è fatta sempre uncinetto, punto salomone, una perla, punto salomone, una perla, una c una bicono, perla, eccetera eccetera. Qui logicamente si vede poco, perché ecco, facciamo così. Ho intervallato tutte le perle che poi ho messo anche qui, questa è in grigio ma con il verde, perché se riesco mi metto meglio la collana, però si dovrebbe vedere. Indossato, questo è uno spettacolo. Io me lo sono fatto anche in nero e rosa. Adesso magari se riesco a farvelo vedere nel prossimo, perché ce l'ho a casa, come vi ho detto, un po' qui, un po' a casa, non ci capisco più nemmeno io. Poi ho fatto queste qui semplici, questa molto semplice con l'arancio e l'argento, anche qui in fondo solamente nel girocollo, sopra il collo, punto salomone dritto e alternanza di cipollotti e cipollottini più grandi, più piccoli. Io ho fatto dei segmenti colorati, ho infilato le perle in un certo modo, insomma. Ops, caduta. Poi vi faccio vedere questa invece, che ho fatto in verde con dei cipollotti così color ambra e verdino chiaro, con tutti i soli. I soli piacciono molto, d'estate sono molto carine. Queste collane da indossare appunto su abitini o cosine semplici, canotte, eccetera. E ho messo tutti i solettini intorno. Questo è un bel colore estivo, magari ecco questa la colloco più d'estate. Poi la signora che parla al telefono, si è fermata quella alla vetrina e parla al telefono. Cosa guarderà della vetrina? Niente. E cosa parla al telefono? Non lo so, perché deve far sentire a tutti quanti i suoi cavoli. Bene. Poi ho fatto quest'altra, dove invece ho messo dei cipollotti, uno due, così. E poi nella parte centrale ho inserito dei pezzi di corallo, dei finti coralli, questi qua, finti corallini, però questi invece no, sono delle chips di corallo vere, e un po' di chums fatte così marittime, non so, si gira magari, ecco. Adesso la stellina, il cavalluccio,
Un'altra sellina, via così. E dei pezzettini, questi qua che sembrano un po' più acqua di mare. Questa è meravigliosa, a me piace tantissimo, anche se è molto semplice, però anche questa indossata, potrei vedere meglio così. Vedete, l'importante è inserire le... Scusi, che è meglio. Inserire tutte le perle in una sequenza ben precisa. E questa è la mia collana estiva. Anche questa, sempre all'uncinetto, questa però ho usato un filo da ricamo, era di quelli larghi che si allargano e diventano tipo una rete. Ne ho tantissimi che mi ha dato appunto la mia amica Silvia. Silvia, ecco come hai utilizzato i tuoi fili, perché sono per ricamare, ma molto larghi. Se guardate anche qua si vede, vedete come è fatto questo filo. L'importante è infilare tutte le perle, quindi sono riuscita a infilare e ho fatto questa, piuttosto lunga direi, sempre color pronto per l'estate. Poi l'ultima, per il momento, sui toni del blu azzurro, qui ho messo le paillettes, che avevo già messo nelle mie precedenti, ma non vi avevo fatto vedere perché non ho avuto il tempo, perché le ho fatte e me le hanno comprate subito. Anche qui ho messo delle foglie, delle medagliette, delle farfalle, delle perle lunghe così, le paillettes, delle altre palline di metallo molto luccicanti, medagliette. Vedete anche la paillette come risalta tantissimo. E anche qui all'uncinetto ho fatto tutta la collana. Queste erano collane che facevano vedere anche in fiera e direi che per i miei lavoretti qui in negozio non sono tanto impegnative da fare, cioè sono impegnative per quello che riguarda l'infilamento di tutte le perline, ma da fare riesco a farle e lasciarle lì, poi magari riprenderle. E allora riesco a fare queste collane. Questa è molto carina, questo è un filo di fili e forme color azzurro così metallico, quindi i fili ho usato un po' tutti, ho usato questi qui da ricamo, questi di fili e forme che ho trovato in tanti colori in fiera e questi qua anche questo era di fili e forme, è tracciato così un po' resistente. Queste sono tutte le mie collane estive. Ve le volevo mostrare perché appunto non ho fatto tante videocreazioni in questi giorni, ma è perché sono stata impegnata, ho avuto anche una fiera fuori dal negozio, insomma ho dovuto sbaraccare tutto e rifare tutto il negozio. Però sono stata molto contenta, ho acquisito tanti clienti e ho venduto anche parecchie cose, quindi ne è valsa la pena, devo dire. E niente, per il momento direi è tutto. Anzi no, ho ancora un paio o due di orecchini. Eccomi qua. Allora, questi qui sono degli orecchini che ho fatto, sono di Monrose Creation. Mi piacevano tantissimissimo, li ho fatti perché questa ragazza veramente merita tanto, fa delle cose veramente belle. Tutte le volte vedo delle cose che mi piacciono nei suoi tutorial e le faccio. Ho tutto l'incastonatura molto molto veloce da fare, molto veloci da fare anche gli orecchini, con questo perno che gli ho messo così, perché riprendeva gli stessi colori dell'orecchino. Dietro incastonatura netted. Questi ho usato dei colori così, un po' estivi, e poi li ho fatti anche in bronzo e verde, che adesso la luce di questi video non so come può essere. Comunque, adesso dentro qua sono stata interrotta anche da una telefonata. Dicevo, questi qui sul verde e turchese, ho usato queste perle che sono delle perle in vetro. Queste poi hanno dei riflessi a B un po' iridescenti. Questo qui non so se si vede, sì, un po' sì. E
E mi piacevano tantissimo appunto da lavorare su questi orecchini, sono veramente, veramente hanno dato tanto. Su qui è un po' scuro, si vede scuro, ma è più chiaro come anche il rivoli dentro, centrale, è di un bel verde smeraldo, non so, ecco così si vede bene. Ok, questi qui sono appunto gli orecchini di Moroso, dopo vi metterò nel link sotto, vi metterò il link del suo tutorial. Perché se volete potete rifarli, questi qua veramente sono bellissimi, li ho indossati anche, sono pendenti, belli, hanno questo modulo sopra. Insomma, mi sono piaciuti veramente tanto. Brava, Monrose. Niente, con questo ho concluso. Spero di riuscire a fare qualche tutorial in questi giorni, che magari c'è un po' più di fresco, perché con il caldone che abbiamo avuto, eccetera. E ho iniziato un po' anche a uscire la sera e quindi a dedicare un po' più tempo per me stessa. E niente, con questo vi saluto. Se vi sono piaciute le cosine, ditemelo. Se vi è piaciuto qualche cosa che avete visto, chiedetemi magari di farvi il tutorial, però non credo, perché sono tutte cose già viste. Comunque, a parte quel perno di prima che può essere usato anche come orecchino a lobo, direi che il resto non era, insomma, sono tutti tutorial già fatti. Con questo vi saluto, ciao a tutte, iscrivetevi anche al mio gruppo e buon pettinamento a tutti.